La DPG ci pensa a suonare una band o no? Ma nel senso, io sono aperto a tutte queste possibilità, come dice lui, non... ci ha azzeccati, non vengo studente al conservatorio, non c'è un studente di musica, il massimo che ho... che ho mai avuto a che fare con la musica era il flauto. Il classico flauto non c'è a scuola. Però adesso che... cioè, se ne avessi la possibilità sarebbe interessante, mi piacerebbe. Senti, ma che dimmi un po' la DPG adesso che fa? Nel senso che... No, stavi per chiedere il futuro della DPG, no, te lo dico io, conquistare il mondo. Ma non c'è dubbio. Conquistare il mondo. Ogni notte stiamo io e Wayne come Mignolo e il professore, i due topi del cartone, quelli che dicono cosa facciamo stanotte, conquistiamo il mondo. Tutte le sere. No, comunque non è male, è un bel progetto. Stiamo lavorando un sacco di cose. Adesso sto uscendo un progetto nuovo che si chiama Twins e poi abbiamo, scusa, un tour estivo in ballo e sto facendo un casino. Vabbè, ma è il minimo. se non lo fai te. Sta uscendo, sta uscendo un progetto nuovo, adesso stiamo in giro con le date, eccetera, e comunque sto sempre al lavoro su un sacco di cose. Hanno un successo stratosferico. Ma se qualcuno non dovesse sapere, quei pochi che non sanno chi era Dark Polo Kent, vediamo un pezzetto. Ce l'abbiamo? Certo, ti pare che avevamo qui Arturo, anzi sapevo. Dark Side, e non avevamo la DPG. Per favore, mandiamo un pezzo della DPG per la gioia del pubblico. Quando mi vede entrare lei muove la colita, sa che cosa tengo nella mia tasca sinistra, le faccio battere il cuore come un batterista. Dark End, 777, sono il nuovo Keith Richard. Le faccio battere il cuore come un batterista. Dark End, 777, sono il nuovo Keith Richard. Quando avete cominciato? A fare rap, uh-huh. Musica, ma io più o meno ho sempre, insomma, ho sempre ascoltato rap, non più o meno, ho sempre ascoltato rap, è l'unica musica che ho che ti interessava? Ma ero anche un fan di generi diversi. Ma comunque rap attento che perdi la tua credibilità di strada. Tutti veri ragazzi di strada ascoltare i giovani, ma sai che questa cosa, ecco, scusa, non voglio, lo faccio più corta possibile, le nuove leve del rap sono i primi che hanno il coraggio di dire questa cosa. I Gemelli Diversi per 10 anni si sono ritrovati con persone che le ascoltavano o che comunque erano partiti perché si erano interessati tutti a rap, grazie a noi. Tutte hit della mia infanzia. Vedi, adesso mi vuole fare con però non avevano il coraggio di dirlo perché sembrava quasi un po' come dare merito a noi invece di mettersi in mostra. Loro invece sono così sfrontati e comunque senza peli sulla lingua, loro come un altro che l'ho fatto tra i primi è stato Gali, che è appena uscito con un disco che stimo tantissimo, e mi hanno stupito, vedi, sono quelli che hanno il coraggio di dire questa cosa e magari sono i loro stessi fan che non lo pensano, e quindi grande che lo dici. Bella, bro.